Amici sportivi e tifosi, eccoci qui da San Gregorio Channel al Comunale di San Gregorio per il return match del primo turno di Coppa Italia. Il San Gregorio appunto riceve tra le proprie mura l'AC San Filippo dopo l'1-0 regolato dalla squadra di mister Giuseppe Maugeri in terra di AC Catena al Comunale Bottino. Bisogna fare bene, bisogna difendere ovviamente quel gol di vantaggio, ovviamente con una buona prestazione, possibilmente con ancora un risultato favorevole. Andiamo con le formazioni ufficiali, quelle che appunto sono state presentate in distinta. Allora partiamo proprio dal San Gregorio. La squadra di Maugeri cambia atteggiamento tattico dal 3-4-3 al 4-3-3, qualche modifica apportata tra gli 11, anche qualche innesto rispetto alla vittoria di 7 giorni or sono. Il portiere è Fabio Calabretta, quindi è lui il giocatore che innanzitutto rimpiazza Danilo Cagisi dal primo minuto. Difesa 4 composta da Luca Marcellino Under, quindi classe 97, versante sinistro il numero 3 Giuseppe Rapisarda, i centrali difensivi sono Fabio Salemi e Alessandro Fascetto. Tridente di centrocampo con il numero 6 Francesco Siciliano, con il numero 8 Giuseppe Nocera e il numero 7 Carmelo Verzì, mentre il tridente d'attacco da destra verso sinistra è composto da Michael Laudani, Ignazio Viglianisi e Andrea Garofalo. Maugeri poi dispone in panchina di Danilo Cacisi, Antonio Viglianesi, Luca Taormina, poi Orlandi, Pandolfo, Toscano e Garozzo, tre juniores in panchina che possono dare appunto un contributo durante la partita. Sono Orlandi, appunto, Toscano e Garozzo. AC San Filippo in maglia bianco-rossa con Musumeci tra i pali, Cirino, Roberto D'Antonio, Rizzotto, Fango, Murabito, Belluso, Ponzio, D'Antonio, Maiolino e Boncaldo. Dirige la partita il signor Coco di Caltanissetta, coadiuvato dai signori Regolo e Gioffrini. Da sezione AC Reale, poi Garofalo che converge verso il centro, poi Viglianisi, c'è questo calcio di punizione per il fallo commesso dal numero 5, il fischio arbitrale di Coco. Ecco Garofalo con il destro, conclusione che viene agguantata da Musumeci, che scodellerà questo pallone. Ponzio, attenzione, bravo Ignazio Viglianisi, poi Calabretta con un'uscita tempestiva. Attenzione, azione pericolosissima, e Calabretta, parata importante, importantissima al minuto 12. Marcellino, il traversone per Viglianisi che non riesce a dare una frustata al colpo di testa. Allora il numero 7 Verzì, attenzione all'opportunità per Carmelo Verzì, in inserimento in un primo momento, poi Garofalo, la conclusione, pallone che va a sibilare il palo alla sinistra di Antonio Musumeci, azione insistita. Ponzio che batte questo calcio d'angolo, Calabretta esce, non esce, attenzione, decisivo Calabretta in un senso e anche nell'altro su Belluso di testa, pronto di fatti all'incornata vincente. Fallo che non ci stava, attenzione qui alla verticalizzazione, il pallone, Belluso, buon controllo del pallone per il numero 7 che tenta il passaggio, è buono Calabretta in uscita. Attacca il San Gregorio, soprattutto mette alle strette l'AC San Filippo, ottima interdizione con Carmelo Verzì, e c'è anche la prima sanzione disciplinare inferta dal direttore di gara al numero 4 biancorosso, e quindi Rizzotto. 23esimo minuto, parte la conclusione da parte di Nocera, anzi l'assist in direzione di Viglianisi, la sponda, attenzione il numero 9, è la parata da parte di Musumeci, grandissima opportunità al minuto 24 dopo la sponda in area di rigore. Ignazio Viglianisi ha avuto l'opportunità di battere a rete. Ecco Ponzio, due giocatori in barriera invece sono Viglianisi e Garofalo. Ponzio, attenzione, ottimo Salemi, ma si gioca con questa opportunità per l'AC San Filippo. Eccolo Calabretta, bravissimo in un primo momento, poi la grande opportunità per Fango che di fatti si fa ipnotizzare in area di rigore. Bene Rapisarda, poi Nocera e allora Garofalo, attenzione c'è il movimento, ottimo da parte di Laudani e Musumeci di testa, era partito molto bene Laudani con Nocera. Gestione del pallone per il play, allora Siciliano, vediamo questo pallone scodellato, attenzione Verzì, ma si è alzata la bandierina del guardaline.
c'è il duplice fischio del direttore di gara Coco. E allora dopo 45 minuti di gioco le due squadre si indirizzano verso gli spogliatoi. Ricordiamo il punteggio del bottino, lo 0-1, che permette ancora alla squadra di Maugeri, il San Gregorio, di qualificarsi con questo risultato al secondo turno di Coppa Italia. Ecco il fischio d'inizio, i secondi 45 minuti di gioco che ricominciano dal punteggio di 0-0, reti bianche. Ecco il numero da parte di Luca Belluso, bravo Salemi, poi ancora però il numero 9 bianco-rosso, questo pallone che difatti è molto pericoloso, l'inserimento da parte del numero 4. Con un fallo commesso da Rizzotto su Calabretta, poi ancora Michael Laudani per Garofalo. E attenzione al problema occorso al numero 10 Garofalo nel controllare questo pallone. Subito intervento da parte dello staff a sinistra, dove c'è Garozzo, anzi Verzi, ottimo pallone per Laudani, c'è Musumeci, attenzione, poi ancora Laudani, poi attenzione a Garozzo, l'opportunità allo specchio, il tiro di Garozzo e la risposta di Antonio Musumeci, prima palla gol importante della seconda frazione di gioco. C'è una sostituzione, esce Carmelo Verzi, entra il numero 14 Luca Taormina. E con Ocera il pallone per Ignazio Viglianese, c'è l'1-0, il gol quindi dell'1-0 con Alessandro Fascetto, che sblocca la partita con questa davvero inzuccata perentoria. Musumeci riesce solo a toccare, c'è anche un altro cartellino giallo sventolato dalla direttore di gara. Comunque gol Alessandro Fascetto, batte Musumeci. Pallone scodellato con il destro in direzione di Pandolfo, che si gira poi col sinistro, ottima preparazione, ancora Pandolfo, l'assist per Siciliano che dovrebbe calciare, ancora Siciliano, pallone in mezzo, il tiro, invece un assist e poi 2-0, azione che è andata forse per le lunghe, ma il colpo vincente è di Garozzo, 2-0 quindi al minuto 80-35 nella ripresa, Garozzo conclude per il 2-0 San Gregorio. Ecco Viglianisi per Garozzo, l'accelerazione davvero impetuosa del numero 18, calcio d'angolo per il San Gregorio. E finisce dopo 4 minuti di recupero e quindi il San Gregorio vince 2-0 anche questa seconda partita, il match di ritorno.